Nasce oggi un circolo che ha nome Forza Silvio, intitolato al grande medico, al professor Giambattista Schumacher, anche un politico, un filantropo. Allora, senatore Mauro, abbiamo visto molti giovani in conferenza stampa, peraltro c'è anche la presenza della figlia del compianto professore Schumacher. Si crede ancora nella politica? Ovviamente ci sono, insomma, dei barlumi di speranza in questo momento di grande confusione. Questo è il piacere di oggi, il fatto di vedere tanti giovani che decidono di impegnarsi in politica, di continuare un percorso perché loro provengono da un'esperienza di impegno nel centrodestra, tra le file della destra italiana, e oggi danno il doppio piacere di dire di volersi impegnare politicamente, di volerlo fare in Forza Italia e di volerlo fare ricordando, proprio intitolando il club proprio a Giambattista Schumacher, avendo a riferimento un modello eccezionale, un grande professionista dedito alla sua professione di chirurgo, un grande politico dedito alla sua attività non eclatante ma costante, affettuosa a favore della provincia e delle istituzioni provinciali, e un grande uomo, un cattolico veramente, veramente impegnato nel sociale. E allora che lo abbiano scelto come riferimento non fa che piacere. E il fatto che Forza Italia a Ragusa, nella nostra provincia, riparta da questi ragazzi fantastici non fa che darci veramente piacere, perché il rinnovamento è davvero questo: avere radici, tradizioni antiche, ma che possono essere portate avanti sempre da nuove e fresche gambe e idee. Quello che succede oggi mi rende particolarmente emozionata perché è un momento in cui viene ricordato papà, indipendentemente dal motivo per cui viene ricordato. Sono felice che delle persone che non appartengono alla mia famiglia lo ricordino a poco più di 2 anni dalla sua scomparsa. Se poi ricordare papà significa anche considerarlo un modello, un esempio, per me è un motivo di orgoglio vero e proprio. Che poi sia un esempio nel settore politico mi può fare solo piacere, perché papà in questo settore ci ha creduto e la sua idea non è la sua idea, dovrebbe tornare a dirci in questa realtà di oggi che cosa avrebbe scelto. Sicuramente di essere per il suo paese, non avrebbe abbandonato, non avrebbe, finché ha avuto le forze non l'ha fatto, quindi non riesco a immaginarmi un papà che decide di chiudere con la politica e di stare a casa senza seguirla. L'ha fatto fino all'ultimo, mi ha insegnato che non si devono abbandonare né i sogni né le idee e mi auguro che da dove si trova possa aiutare questo gruppo che gli ha dedicato. Giovanni Criscione è il presidente del circolo Forza Silvio, intitolato al professor Giambattista Schumacher. È giovanissimo, questo ovviamente dà molte speranze a tutti quelli che credono ancora nella politica, che si impegnano senza sosta per cercare di ricostruire il nostro paese. Lei proviene dalla destra di Storace, quindi ha creduto fondamentalmente dopo la spaccatura, insomma, di ritornare con Silvio? Dopo, ecco, dati i recenti avvenimenti in ambito politico nazionale, vediamo una situazione tale che ci porta a pensare che frammentare ancora l'area dei moderati non sia più il caso, non sia più il momento storico e politico. Pertanto l'appello della destra e di tutti noi che abbiamo votato questo passaggio a Forza Italia è quello di ricompattare un'area moderata in contrapposizione alla sinistra che faccia opposizione, e che possa in un modo o nell'altro riunire tutta quest'area essenziale per il bene del nostro paese, di conservatori, di liberali, in vista delle prossime elezioni politiche. E dunque a livello locale come vi state muovendo? Ho visto già questo primo incontro, insomma siete abbastanza testati positivamente, ecco, in vista delle prossime elezioni. Senz'altro, noi a livello locale innanzitutto vogliamo riportare un vecchio modo di fare politica, che è quello proprio delle sezioni politiche che vanno vissute appieno anche dalle persone, perché
perché noi vorremmo che, qualora ci fossero delle difficoltà all'interno della nostra comunità urbana, delle difficoltà nei confronti di alcune persone, che esse potessero venire qua a dirci i loro problemi, cosa va fatto cosa pensano possa essere fatto per questo comune, e parlarne direttamente con noi. E non, ecco, sfatare il mito di questi circoli che sono come circoli politici, che fossero come delle lobby chiusi. No, noi vogliamo essere aperti, noi vogliamo accogliere le persone, perché è questo che aperti al territorio, alle esigenze del territorio, ai bisogni. Sì, esatto, vogliamo proprio che fosse così, riportare un vecchio modo di fare politica ma con i giovani. Proviamo questi modi di rinnovamento politico. Sicuramente guardate oltre, siete lungimiranti. Sì, senz'altro. No? Senz'altro, è una cosa che condanniamo alla politica di oggi è vedere alle prossime elezioni. Non ci sono più progetti politici di medio-lungo termine, come veniva fatto una volta. Quindi noi vorremmo che si rifacesse una programmazione politica che non guardi alla prossima tornata elettorale, ma che guardi al bene delle generazioni future. E noi siamo i primi, la prima generazione dal dopoguerra ad oggi, che sta peggio di quella prima. E quindi sta a noi ricostruire.